È stato con noi. C'è un altro fronte dove ancora ci sono un po' di polemiche sulle parlamentari via web che ci sono state, quello del Movimento 5 Stelle, ma Di Maio ieri è andato a Londra, si è occupato di altre questioni che tra pochissimo vedremo. Ne parleremo anche con un rappresentante del Movimento 5 Stelle, Stefano Lucidi, senatore che ci ha raggiunto dal nostro studio di Roma, che inizio a salutare. Ben trovato. Buon pomeriggio. Ecco, senatore, vediamo com'è andata la giornata di Maio ieri a Londra, poi torniamo e parliamo di tanti punti che riguardano il Movimento. Il nostro progetto di 400 leggi dello Stato da abolire per sburocratizzare e semplificare i tempi della giustizia è un progetto che è stato ritenuto molto valido. Così Luigi Di Maio sintetizza la giornata di incontri tenuti nella capitale britannica, una sortita che vuole tranquillizzare gli investitori internazionali e far conoscere il progetto politico dei pentastellati. Onorevole, in Europa il Movimento 5 Stelle è sempre stato visto come anti-establishment. Siete venuti qui a far loro cambiare idea? No, io sono venuto a raccontare che noi siamo contro l'establishment italiano di partiti che ha creato il debito pubblico per cui sono preoccupati qui, che ha creato la burocrazia per cui i fondi da qui non vengono ad investire in Italia, contro quelle forze politiche che in questi anni, invece di far andare avanti il paese, si sono accaniti contro le imprese italiane. Ecco, parlando di economia, come pensate di difendere la proposta di sforare il tetto del 3% sul tavolo europeo? Beh, io credo che l'Italia in questo momento possa contare molto di più ai tavoli europei, perché gli altri paesi si sono indeboliti, ma anche con decisione dobbiamo chiedere di difendere le nostre piccole e medie imprese e di fare gli investimenti nelle ferrovie, nelle strade, nelle infrastrutture. Ultima domanda, grande assente finora Beppe Grillo, tornerà a far campagna elettorale? Con il nuovo statuto è il garante ed è una persona con cui faremo la campagna elettorale insieme, stiamo pianificando degli eventi insieme e soprattutto stiamo portando avanti una serie di iniziative per il programma elettorale. Quindi non si è dissociato e resta con noi. Ecco, queste le parole di Di Maio, intervistato dal nostro Federico Gatti. Io, Lucidi, inizierei a fare qualche riflessione partendo proprio dalle sue parole. Due punti importanti, sicuramente uno è il tema economico, lo approfondiremo tra poco, ma l'altro anche il tema delle alleanze, se ne è tanto parlato in questi giorni, se ne è tanto discusso. Di Maio ieri ha detto nessun governo di larghe intese, noi presenteremo prima la nostra squadra di governo e poi, in caso non avremo la maggioranza, cercheremo una convergenza sui temi. E ci si chiede verso chi si potrebbe cercare questa convergenza. Ma io innanzitutto posso portarvi un dato che ho verificato prima di salire qui in trasmissione. In questa legislatura, nella 17ª legislatura, io al Senato, insieme ai miei colleghi, abbiamo votato circa oltre 18.000 volte nell'Aula del Senato. Quindi per 18.000 volte abbiamo spinto il tasto del voto sì, no, astenuto. Ebbene, in tutte queste votazioni, oltre 18.000 votazioni, oltre 5.000 volte noi abbiamo votato insieme ad altre forze politiche presenti in Senato, a volte con il centrodestra, a volte con il centrosinistra, a volte c'è stata anche l'unanimità. Perché dico questo? Perché in realtà quello che noi stiamo dicendo sugli scenari dopo il 4 marzo, quindi quello che accadrà la mattina del 5 marzo, in realtà un po' è già avvenuto, e cioè noi abbiamo sempre detto parliamo di temi, iniziamo a parlare di temi, perché sono i temi sui quali poi l'Italia del futuro dovrà reggersi. Io qua sento parlare di burocrazia, sento parlare di corti d'appello, sento parlare di candidature, ma l'Italia chi la governa? Quali sono le linee guida, i principi con i quali questi partiti si candidano a governare l'Italia? Non ci dimentichiamo che sono le stesse persone che ci hanno governato fino adesso, quindi che in questo mese riescano a trovare la ricetta magica per salvare noi e il nostro futuro, diciamo sinceramente, lascia qualche dubbio. Quindi ripeto, lo scenario futuro sarà quello che verrà determinato dagli elettori il 4 marzo. Se come presumibilmente diciamo, gli analisti dicono non ci sarà uno scenario, ebbene forse l'Italia dovrà fare un salto di qualità, un salto di responsabilità e lasciare indietro tutte le vecchie logiche di partito, quelle logiche che hanno creato divisioni e che hanno fortemente danneggiato la nostra nazione, e cominciare a parlare di temi.
Quindi singolarmente su ogni disegno di legge, su ogni proposta fatta, andiamo a ragionare, cerchiamo di migliorarla, modificarla, ma solo ed esclusivamente nel bene dell'Italia. Attenzione, perché quello che stiamo dicendo noi avviene anche in molti altri paesi. Questo, diciamo, superato l'abbaglio del bipolarismo e superato anche l'abbaglio della governabilità, quindi una forza di governo che raccoglie il 50% dei consensi, in realtà in molti altri paesi questo non c'è, eppure sono governi stabili, governi che vanno avanti nel tempo, duraturi, e probabilmente perché effettivamente parlano di temi concreti per i cittadini. E è quello che deve fare. E secondo lei in Italia questo potrebbe essere possibile? Credo che il Movimento 5 Stelle abbia dimostrato di poter essere un interlocutore valido anche in questo senso. E perché no? Magari proporci sulla scena politica italiana come un nuovo soggetto che veramente riesce a mediare queste forze così antagoniste fra loro, ma che poi alla fine scopriamo. Ecco, Lucidi, in merito a queste forze, lei prima ha detto sono quelli che hanno governato fino adesso, difficile che in poco tempo trovino la ricetta magica. Qualcuno potrebbe, riferendosi a voi, mi faccio portavoce di alcune delle critiche che vi vengono mosse, il Movimento 5 Stelle è lo stesso che sta provando a governare a Roma con tutte le criticità del caso, assessori cambiati, emergenza rifiuti non ancora risolta. Insomma, quanto queste prove di governo che da alcuni sono viste in maniera negativa potrebbero influire anche sul prossimo voto? Noi abbiamo ereditato la città più bella del mondo, la città più complessa del mondo e non so se è così, ma sicuramente una delle città peggio governate negli ultimi anni, non so se del mondo, ma sicuramente. Però adesso Virginia Raggi è da un po' che la governa, ha più di un anno. Esattamente, esattamente. Abbiamo iniziato sicuramente con qualche difficoltà, ma il fatto che c'è stata qualche difficoltà ci dà però la cifra del fatto che le persone che sono entrate erano veramente persone nuove, fresche e che hanno portato qualcosa di nuovo nell'amministrazione della città. Io credo che la Giunta Raggi stia lavorando bene, ci sono dei problemi che vanno risolti, ovviamente bisogna fare autocritica, ma molte cose sono state proposte e molte cose sono state fatte qui. Come anche per noi nel corso della legislatura, vale un principio fondamentale che credo premierà il Movimento 5 Stelle il 4 marzo, e è quello della coerenza. Tutto quello che noi abbiamo detto, tutto quello che noi abbiamo promesso, tra virgolette, ai nostri elettori, ma ai cittadini tutti, noi l'abbiamo sempre mantenuto, anche se talvolta erano delle promesse forti. Anche se talvolta erano delle questioni che probabilmente non venivano ben comprese fin dall'inizio, però l'abbiamo sempre mantenuto. Ecco, io credo che la coerenza sia un valore importante, soprattutto in questo periodo. Vorrei apportare un elemento ulteriore. Questa è stata la legislatura che ha avuto maggior cambi di casacca all'interno del Parlamento, quindi parlamentari che passavano da una forza politica all'altra. La questione sta peggiorando perché in questo momento noi abbiamo senatori uscenti di una forza politica, quindi centrodestra, che attualmente sono candidati nella compagine opposta, cioè quelli che si stanno scontrando hanno addirittura degli elementi in comune, senatore uscente, candidato con il PD. Allora è chiaro che in questo modo, a mio giudizio, e faccio un'analisi estremamente semplice, non si va da nessuna parte. Ecco Lucidi, però ci sono un po' di polemiche in merito ad alcune particolari candidature nel vostro movimento. C'è un regolamento ben preciso che dice che non si può candidare chi ha avuto cariche per altri partiti, mi pare dal 2009 a oggi, però ci sono un po' di personalità che invece hanno un passato molto vicino al Partito Democratico, per cui ci sono ancora delle polemiche. E come si comporterà il Movimento 5 Stelle di fronte a queste cose? Allora, innanzitutto bisogna dire che con le nostre parlamentarie, ma soprattutto che abbiamo già ripetuto molte altre volte, io credo si sia consumato un grande esercizio di democrazia, perché innanzitutto, non per la prima volta, però una forza che ambisce ad essere forza di governo ha scelto i suoi parlamentari tramite una votazione assolutamente democratica. Lo abbiamo fatto tra l'altro con un mezzo innovativo, quindi lo abbiamo fatto nel web, usando il web, quindi con votazione online, e questa è la prima volta che succede. Ma perché allora non sono stati resi noti il numero dei voti, le motivazioni per cui sono state escluse tante persone, alla luce di quella trasparenza e di quella democrazia di cui voi siete portavoci, testimoni, al vostro cavallo di battaglia? Guardi, io le posso dire che
ad esempio, e lo trovo una soluzione molto intelligente, i parlamentari uscenti non fanno parte di questo processo organizzativo, ma come è giusto che sia. Io le posso dire che durante la fase finale della legislatura noi ci siamo, io stesso mi sono trovato a ragionare sulla nuova legge elettorale, il Rosatellum. Ebbene, io ho provato un po' di imbarazzo perché sapevo che quella legge stava parlando anche di me e quindi stavo decidendo le regole anche per me, e questa cosa mi ha creato un po' di imbarazzo, perché noi riteniamo che non sia giusto che chi gioca, chi scende in campo, non debba fare le leggi e i regolamenti che poi governeranno il suo operato. Voglio farvi un altro esempio che è stato molto importante, però è sfuggito diciamo dal mainstream. In questa tornata preelettorale, diciamo in questa fase di composizione delle liste, nel bene o nel male, il Movimento 5 Stelle è stata l'unica forza politica che ha selezionato la sua classe dirigente tramite una consultazione popolare, quindi abbiamo espresso un voto democratico. Attenzione, l'unica forza politica italiana che ha fatto questo. Perché dico questo? Perché evidentemente c'è stata una deriva. Quante sono le persone che votano negli altri partiti? Per cercare di... faccio un esempio. Quante sono le persone che votano, per cercare di capire di che numeri parliamo? Ma diciamo, io posso riferirmi alle scorse votazioni, i dati non sono stati ancora ufficializzati, ma parliamo di decine di migliaia, sicuramente. Ecco, decine di migliaia rispetto a tutte le persone che vanno a votare il Movimento 5 Stelle sono un numero abbastanza esiguo. Ma no, questo non è un problema, perché noi abbiamo avviato un processo, non dobbiamo per così dire demonizzare il fatto che noi prenderemo 9 milioni, 10, 11 milioni di voti e la classe dirigente e gli eletti, i parlamentari, sono stati selezionati. Secondo voi quel numero di persone che votano è abbastanza rappresentativa per decidere e per poter dire comunque un sistema democratico? Posso fare un'ultima domanda? Assolutamente sì, ma tra l'altro ripeto, siamo l'unica forza che lo fa. Vorrei sottolineare il fatto che il 29 e 30 dicembre del 2012 il Partito Democratico selezionò i suoi parlamentari tramite le loro primarie. Questo fatto è scomparso dal loro statuto, dal loro regolamento, che è disponibile online, quindi diciamo, l'era renziana si è conclusa e si è passati alla nomina diretta dei parlamentari. Chiaro, parlamentari però le vostre in cui ci sono state esclusioni prima, esclusioni anche dopo, però andando un attimo oltre vorrei fare l'ultima domanda, le chiedo senatore, sì. Tra l'altro io ricordo, non so se l'ho detto prima, però lei è anche candidato al Senato nella prossima tornata elettorale, quindi sottolineiamo anche questo. L'ultima domanda che volevo farle, entrando un po' più nel merito del programma, perché poi è anche giusto mettere chiarezza su alcuni temi che forse non sono chiarissimi. L'Europa, le chiedo una risposta veloce, questo Movimento 5 Stelle, Europa sì, Europa no? Perché se ne sentono tante, ognuno interpreta un po' le parole a modo suo, ce lo dica lei. Allora, l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Europa, siamo in Europa e finora abbiamo detto che vogliamo starci, ma ad alcune condizioni. Condizioni che abbiamo sempre detto. C'è una parte dei trattati europei, una parte bellissima, una parte meravigliosa, che purtroppo però è scritta nei preamboli dei trattati, quindi Lisbona, Maastricht, eccetera, eccetera. Noi vogliamo quell'Europa, l'Europa dei popoli, l'Europa della fratellanza, l'Europa di un'unione che non sia prima di tutto monetaria, ma sia una unione sociale, una unione culturale. Si è parlato in un certo momento, cioè, lo farete o non lo farete? Lo volete portare avanti oppure no? Noi abbiamo già depositato nella scorsa legislatura, e purtroppo è rimasta lettera morta, un disegno di legge popolare per il referendum sull'euro, ma per un motivo molto semplice, perché se noi portiamo avanti un discorso del genere, quindi ad esempio riproporre un nuovo referendum sull'euro, tutti i cittadini saranno costretti, saranno obbligati e soprattutto sarà anche lo Stato obbligato ad informare i cittadini, e lì capiremo veramente qual è la direzione che l'Italia vuole prendere, qual è la posizione che l'Italia vuole assumere nei confronti dell'Europa. Ripeto, un'Europa diversa, più vicina ai cittadini, un'Europa veramente della solidarietà, un'Europa che non lascia indietro nessuno. Chiaro. Dobbiamo avere il diritto di costruirla, e questo possiamo farlo, fino ad ora non è stato fatto. Chiarissimo, io la ringrazio Stefano Lucidi, candidato al Senato per il Movimento 5 Stelle, per essere stato con noi. Speriamo di avere anche tante altre voci del Movimento 5 Stelle. Adesso ci fermiamo.